E invece lei, Endrizzi? Io non credo di dover intervenire nelle questioni di un altro paese. Io ho un'ottica più ampia, vedo che un'Europa costruita sulle banche e su interessi che nulla hanno a che fare con quelli dei cittadini, sì, non può stare insieme. E allora noi abbiamo proposto un percorso chiaro, dobbiamo rimettere in discussione gli assetti, i principi, rinegoziare il senso della nostra presenza in Europa. Quello che succede in Austria è semplicemente una reazione, ma vediamo reazioni in Inghilterra, vediamo reazioni in altri paesi che si rendono conto che questo sistema è fasullo, è basato su... Non è un vento di destra, è un vento di reazione, un po' di disperazione per un'Europa che non sente. Ma lei voterebbe per Hofer? Guardi, veramente mi sembra una domanda posta fuori bersaglio. Dobbiamo andare a vedere che cosa sta succedendo. Noi sul tema dell'immigrazione, che è stato al centro poi della campagna elettorale in Austria, abbiamo proposto al governo, al Parlamento, misure dal 2014, sì, e sono state ignorate. Abbiamo ottenuto semplicemente che finalmente nell'agenda mentale di Matteo Renzi concetti come quello di quote di distribuzione dei migranti, sì, si siano affacciate, ma affacciate solo a parole, di concreto ancora nulla. Senta, Endrizzi, le posso chiedere però una cosa? Le posso chiedere una cosa, visto che Hofer ha detto anche in campagna elettorale, insomma, se io vinco qui la questione dei migranti, la risolvo in maniera radicale, muri e fili spinati. La preoccupa un po' l'idea che domani un presidente come Hofer possa, diciamo, arrivare al palazzo presidenziale e costruire muri e lasciare i migranti a noi? Ma guardi, io sono preoccupato di un altro aspetto, è che se si arrivano a misure di questo tipo vuol dire che è fallito tutto a monte, mentre noi le soluzioni le stiamo disperatamente chiedendo, proponendo da anni. Ho capito, però insomma, un po' la preoccupa, mi sembra di capire, no? Cioè, se arriva Hofer e poi al Brennero, dove io stavo tre settimane fa, il problema ce lo prendiamo noi. Allora, in Austria noi vediamo delle misure drastiche, un atteggiamento risoluto nei confronti di un'Europa che non sta gestendo questo problema, dove ognuno tira l'acqua al suo mulino, scaricando poi sui paesi che si affacciano sul Mediterraneo o sulle rotte balcaniche il peso della gestione di queste ondate. Allora, a questo punto, o si accetta che va cambiato completamente passo e ci si mette in un rapporto di franca collaborazione, sì, mettendo in campo risorse e impegni condivisi, oppure veramente questa Europa esplode da sola. E così, in attesa delle 15 di questo pomeriggio, quando si saprà chi ha vinto, questa è l'Austria che abbiamo cercato di raccontarvi. Endrizzi, le piace la storia? La storia di, insomma, come dire, una mobilitazione anti-europeista, molto forte, mentre dall'altra Van der Bellen è supportato dai socialdemocratici e dai popolari, quindi partiti molto europeisti. Io credo che dobbiamo ribaltare proprio i concetti. Anti-europeista è chi non getta le basi perché l'Europa sia coesa. Le faccio un esempio molto concreto. Recentemente l'Europa ha finanziato la Turchia con miliardi di soldi comuni, 6 miliardi, per mettere un tappo alle rotte che dal Medio Oriente arrivavano attraverso i Balcani alla Germania. Cioè noi abbiamo pagato per risolvere il problema della Germania. Ora, i migranti che vengono dal Medio Oriente inevitabilmente non vorranno restare in Turchia, sceglieranno rotte alternative e sceglieranno ovviamente quelle che dalle coste dell'Africa e del Medio Oriente arrivano fino alle nostre. Quindi noi abbiamo pagato per risolvere un problema della Germania amplificando il problema nostro, nel momento in cui in Europa, grazie all'accordo di Dublino, noi siamo ancora tenuti a farci carico di chi mette piede sul nostro paese. Allora, io non discuto i diritti di chi fugge da guerre, da persecuzioni, di avere asilo. Io sto dicendo che questo è un problema geopolitico complessivo e non può essere risolto per gli interessi di qualcuno con soluzioni e pannicelli caldi parziali. L'Italia chiede rispetto, ma sono gli italiani a chiederlo, non Matteo Renzi, che qui
sul territorio nazionale, fa la belva umana, poi va a fare fracchia dalla Merkel. Corso. Endrizzi, poi la lascio andare. Questa storia dei partigiani che voteranno per il sì e di quella che, per esempio, Repubblica definisce una lite nel Partito Democratico. L'Ampi ha diritto di schierarsi? Ma come no? Certo che l'ha, e forse è anche un dovere, perché non dobbiamo dimenticarci che questa Costituzione nasce dalla lotta partigiana, che non aveva peraltro un'unica matrice politica, ma era trasversale per la libertà di tutti. Oggi abbiamo una riforma che invece toglie libertà a tutti. È veramente paradossale, ridicolo, tragico, nello stesso tempo, che si sia scelto da parte del Partito Democratico un inno, una canzone che dice il potere appartiene al popolo, sì, per propagandare una riforma che toglie il potere di voto ai cittadini. Ma non vorrei che oggi tutte queste immagini, anche forti, questi contrasti che voi siete proponete sulla stessa posizione, non vorrei che questi oscurassero un altro tema che è di attualità, e cioè quello delle elezioni amministrative, che nelle parole della Presidente Bindi sono molto legate ad un'altra commemorazione, quella della strage di Capaci. Noi, correva in sovrimpressione prima una sua dichiarazione, vediamo che la politica, questa maggioranza di governo vara leggi inefficaci. Allora, quando io vedo che sul voto di scambio politico mafioso è stato inserito l'obbligo di dimostrare che c'è il metodo mafioso, quando sappiamo che il voto di scambio non si basa su una violenza, ma si basa su un comune interesse tra politico e mafioso, e tra mafioso e i suoi sodali a livello territoriale, che votano poi per quel politico, allora noi abbiamo reso indimostrabile un reato. E lo ha detto chiaramente, dopo la nostra denuncia, la Corte di Cassazione nel luglio dello scorso anno. Ecco, io sono preoccupato di questo, che un governo che sul voto di scambio politico mafioso regge il gioco alle mafie, di fatto lo regge, che sul gioco d'azzardo online, per esempio, come diceva prima Presidente Bindi, non propone le soluzioni vere e facilita, anzi, l'assenza di tracciabilità dei flussi e di queste strane vincite, sia poi lo stesso governo che chiede credibilità su una riforma costituzionale. Senta, voi sottoponete al controllo dell'antimafia le vostre liste alle amministrative? Per esempio, abbiamo chiesto una collaborazione stretta per rendere ancora più rigoroso il controllo. Noi chiediamo il certificato penale ai nostri candidati. Ma li sottoponete poi al controllo tornando sulla riforma costituzionale, abbiamo chiesto che siano incandidabili i condannati, e questo che potrebbe rendere veramente il Parlamento politico stato respinto dalla maggioranza di governo. La mia domanda è: ma voi le sottoponete le vostre liste al controllo dell'antimafia, a Bindi, sì o no? Ho già risposto, forse l'audio si è accavallato. No. Abbiamo chiesto una collaborazione da questo punto di vista, cioè che ci segnalino qualsiasi cosa, e invece vediamo che dalla parte del Partito Democratico la Commissione antimafia fece nomi e cognomi, si eresse un muro. Endrizzi, quindi lei mi sta dicendo sì, noi abbiamo chiesto all'antimafia di darci una mano. E qual è il problema? Meno male, bene, sono contento. Sto mostrando anche la differenza di atteggiamento. Oggi la Presidente Bindi dice non voglio, non posso fare nomi e cognomi, parlo in generale, quando lo scorso anno li fecero e furono messi loro sul banco degli imputati. Allora, comunque voi lo fate, cioè per esempio la Raggi sottopone le sue liste al controllo dell'antimafia, della Bindi. Allora, noi abbiamo un controllo interno che si basa sulla produzione dei certificati. È interno, penali, certo, ho capito. Quello interno, però pure il PD ce l'ha, no? Un controllo interno, pure che la Lega noi non ce l'ha, un controllo non interno. Abbiamo tutti accesso i partiti ce l'hanno a informazioni interno, che possono essere invece disponibili in altre strutture istituzionali. Noi chiediamo, qualsiasi riscontro abbiate, a qualsiasi livello, fatecelo sapere, perché siamo per una trasparenza totale. Quindi, fisicamente, voi prendete le vostre liste e le mandate all'antimafia
fotografia e gli dite guardate, queste sono le nostre liste, se avete qualcosa da dire su questi candidati ditecelo, perché per esempio Giachetti, che è il candidato del PD, lo fa questo, almeno ha detto che lo faceva, quindi lo farà, immagino, no? L'ha già fatto. Vedremo chi lo fa e chi non lo fa. Io trovo che il presidente della commissione bicamerale antimafia l'anno scorso è stato messo sul banco degli imputati perché ha diramato una lista di impresentabili, perché andava a toccare gli interessi del Partito Democratico in campagna nella candidatura di De Luca, metteva una cattiva luce sul fatto di fare alleanze purché sia, perché importante è vincere, occupare il potere piuttosto che occuparlo con persone degne. Poi De Luca venne assolto. Va bene, comunque, grazie. Ma non è questione di essere assolto, dobbiamo distinguere tra illegalità e onestà. Dobbiamo distinguere illegalità da onestà. L'illegalità ormai è diventato un concetto vuoto, perché si cambia. Cambiano le leggi in modo da far diventare legale ciò che non lo sarebbe. Certo, e quindi l'antimafia è fondamentale per il controllo delle nostre liste, per la chiarezza, per la legalità. E anche di 5 Stelle, tutte le liste. E anche 5 Stelle le presenteranno le loro liste. Poi chiedo anche a Centinaio, nel frattempo Ignazio Brignani, grazie Andrizzi.